Amici di Made in Vino, ciao, bentrovati, siamo con l'amico Filo per degustare questo meraviglioso Chianti Nipozzano, Marchesi di Frescobaldi, quindi siamo in Toscana, un vino di 13,5 gradi, un DOCG, composto da Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Che neanche più viene mezzo. Più bene. Allora, guardiamolo un po', facciamo l'esame visivo, è un bel rosso lupino acceso, sì, molto molto vivo, e la presenza di questi vitini internazionali lo rende impenetrabile, vedi che è un po' più scuro del solito Sangiovese ed è bello consistente, perché comunque 13 gradi e mezzo inizia a essere già un bel rosso, sì, consistente. Però direi intenso, persistente. Un vino di frutti rossi sottobosco, note erbacee di peperone verde o rosso? Sono indeciso. Ma verde. Peperone verde. Verde. E una sinfonia di pepe. Una mix di pepi diversi, davvero. Bel vino, al naso esprime tantissimo. Degustiamolo alla bocca. Secco, tannino ancora molto giovane, senti che può comunque invecchiare per tanto tempo, ancora questa frutta che abbiamo sentito al naso ce la ritroviamo anche in bocca. Sì. Io al massimo, per apprezzare al massimo, tra 3-5 anni, questo è un vino che tiene tranquillamente. Sì. Questo è un vino che nasce e potete metterlo da parte per invecchiarlo, è un gran vino. Se decidete di berlo, apritelo, lasciategli prendere un po' d'aria, perché noterete che col passare di qualche minuto, magari una decina, magari una ventina, questo vino si apre, si evolve e migliora. Il decanter lo fa il bicchiere. Assolutamente. Direi temperatura di servizio 14-16. Sì. E la ricetta di Vale Mazzola che oggi. Beh, credo. Allora, Vale Mazzola ci consiglia un coniglio in tegame con. Cosa gli mettiamo? Cos'è che gli mettiamo? Io ci metterei delle olive nere e lo farei alla piemontese. Alla piemontese, ok. Vale Mazzola dice così. Con olive nere. E noi ci fidiamo alla grande. Amici di Vino, cin! Cin! Ciao!